Allora, guardi, le rispondo in modo che lei mi possa comprendere, va bene? Lei in questo momento deve immaginare, però non un'immaginazione astratta. Io l'accompagno verso un'immaginazione concreta e reale, va bene? Allora, lei deve configurare una persona, quindi una civiltà, che vive in un mondo come il nostro, bellissimo. Il nostro mondo ha una espressione di vita molto variegata. Gli animali straordinari di tutti i colori di tutte le specie. Abbiamo una flora e una fauna veramente da grandi artisti. Montagne, mari. Anche le stagioni hanno dei colori straordinari. Piante, espressioni di vita minuscole. Quindi formiche, farfalle, api, uccelli, volatili. Abbiamo anche, purtroppo, in questo momento purtroppo abbiamo anche l'uomo, purtroppo, il quale dovrebbe essere la specie mammifera animale predominante nel senso di coordinatore e dirigente della specie vivente sulla Terra. Ecco, lei immagini un pianeta come questo, dove il primate di quel pianeta, l'uomo, possiede una civiltà tale da soddisfare tutte le proprie esigenze, dove tutti sono felici e tutti usufruiscono della ricchezza tecnologica, scientifica che la civiltà possiede. Cioè tutti hanno i comfort e tutti possiedono delle abitazioni e macchinari di locomozione all'avanguardia, a partire dal presidente di quel pianeta fino all'ultima persona sconosciuta della civiltà stessa. Poi queste persone comunicano con tutte le specie animali del loro pianeta. Conoscono tutti i linguaggi della vita di quel pianeta. Hanno scoperto che tutto è vivo. Le piante vivono, gli alberi vivono, parlano, crescono, comunicano. Poi hanno scoperto anche il modo di non far invecchiare le cellule. Quindi sanno che hanno un'anima eterna, ma hanno anche la possibilità, con la loro scienza, di rallentare l'invecchiamento delle cellule e possono fare vivere il loro corpo fino a 10.000 anni del nostro tempo. Poi, quando le cellule di quel corpo di 10.000 anni si è invecchiato, si stendono su un letto o preferibilmente in un bosco e si lasciano morire. Vedono la propria anima pronta a rinascere di nuovo e incarnarsi un'altra volta.
hanno delle macchine spaziali che possono viaggiare ai confini dell'universo. Il loro servizio militare per i giovani è imposto e si tratta, a differenza del nostro servizio militare che allena i giovani a uccidere i propri fratelli con i fucili, il loro servizio militare è viaggiare nell'universo gratis. Non hanno il sistema nefasto e diabolico della nostra moneta. Viaggiano con energie alternative. Io non ci capisco niente, ma loro la chiamano energia solare. Hanno il culto di Dio, lo amano, lo rispettano. Perché lo definiscono il donatore della loro felicità. Hanno anche una polizia che impedisce a qualsiasi essere umano di usare violenza gratuita a qualsiasi forma di essere vivente del loro pianeta. Cioè, se faccio un esempio grezzo, se uno calpesta una formichina, lo arrestano e lo mettono in isolamento. Ora, signora, le ho fatto una sintesi molto, ma molto breve. Secondo lei, quando scenderanno sulla Terra, intanto le chiedo, ma che cosa penseranno di noi? E visto che sono così amorevoli, cosa pensa ci possono dare loro a noi? Loro che non hanno più malattie, non hanno più denaro, non hanno più politici, non hanno più religioni. La loro scienza è il matrimonio tra l'anima e lo spirito. La loro tecnologia è perfetta. Cosa ci possono dare a noi questi esseri? E i nostri grandi potenti dell'economia, le banche, i ricchi, accetterebbero questo? Il signor Berlusconi accetterebbe questo? E tutti i grandi ricchi, i farabutti dei fratelli Benetton, che hanno distrutto le terre dei miei fratelli argentini indiani, criminali Benetton, la famiglia Trevisana, che cuciva le magliette nel sottoscala e adesso sono i padroni delle autostrade. Accetteranno che nelle loro autostrade si bisogna entrare gratis e siamo tutti felici e tutti siamo ricchi? Io, se fossi un extraterrestre, signora, scenderei sulla Terra, analizzerei con i miei lo status della civiltà, e dopo 3-4 minuti me ne scapperei e non tornerei mai più su questo mondo. Invece loro aspettano, aspettano i tempi opportuni, non hanno problemi di tempo. Mi hanno detto, ma l'hanno detto, ma io non ho le prove scientifiche. Mi hanno detto che sono più di 10 miliardi di anni avanti rispetto a noi. Questa è la mia risposta. Non so se sono stato chiaro. Magari voleva anche un chiarimento più
dal punto di vista teologico, cioè la loro connessione col Cristo, col ritorno di Ma Cristo. loro, non, loro sono atei, non credono in niente, credono nella scienza. Non hanno religione, Pier. Loro credono in Dio perché hanno la prova scientifica dell'esistenza di Dio. Non hanno bisogno della fede. E quindi accompagnano Cristo perché? Perché Cristo è l'espressione intelligente dell'armonia dell'universo. Non hanno il barbone. Non hanno il barbone col bastone come Dio. Ce l'abbiamo noi. Quindi, quando hanno visto che questa energia intelligente che si concentra soprattutto nel sole, nei soli, soprattutto nei soli che hanno dei pianeti che orbitano intorno a sé, abitati, quando hanno constatato scientificamente che questa energia intelligente universale, quando vuole, può prendere forma umana della specie predominante del pianeta nel quale loro vogliono incarnarsi. Gesù di Nazareth è l'espressione massima di questa energia intelligente. Io vi ho detto anche a te, Pier, quando scenderanno gli extraterrestri, molte cose vi cadranno e rimarrete tristi, perché non sono mai esistite, ce le siamo inventati noi per capire bene il cammino spirituale, ma nella realtà erano una favola. La verità tutta la conosceremo quando i miei fratelli extraterrestri atterreranno in questo mondo. Grazie, Giorgio. Posso aggiungere una cosa alla signora? Signora, c'è un passo preciso del Vangelo che ho già citato, dove Gesù dice chi sono questi esseri. Quando Pietro mozza l'orecchio di Malco, la guardia dei sacerdoti del tempio che erano venuti a catturarlo nell'orto del Getsemani, Cristo ammonisce Pietro e gli dice: ma se io volessi, il Padre mi manda più di 12 legioni di angeli. Ecco, gli extraterrestri sono questi esseri qui, queste più di 12 legioni di angeli che servono l'intelligenza cosmica che si è incarnata in Gesù di Nazareth. Se scendono, scendono come la forza militare di cui si serve Gesù per imporre al mondo il suo giudizio e la sua autorità. Quindi Gesù deciderà chi deve andare, diciamo un po' infantilmente, nel paradiso e chi deve andare all'inferno. Universale. Se questo è, arriveranno nel momento del giudizio universale. Arrivano insieme a Gesù Cristo. Insieme a Gesù Cristo. Ma Lui ha può detto che essere arriverà anche tra prima, poco. eh. Questo non lo sappiamo. Quello che sappiamo è che loro sono in mezzo a noi, signora. Loro sono in mezzo a noi, signora, hanno la capacità persino di prendere una persona umile, disponibile,
disponibile all'amore e la personifica. E quindi vi parlano direttamente, senza che voi ve ne accorgiate che è uno di loro che vi parla. Hanno anche questa capacità di personificare le persone della terra, se sono disponibili.